Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buon pomeriggio e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG Flash. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha lanciato un messaggio alla popolazione italiana tramite i social. Sono ormai lunghi mesi che siamo tutti impegnati, con grandi e piccoli sacrifici, nella battaglia contro il Covid-19. La nostra comunità nazionale, pur tra mille difficoltà, è riuscita a mostrare un forte spirito di coesione e grande senso di responsabilità. Sono convinto che continueremo a mostrare questa saldezza anche nelle prossime settimane, in occasione delle festività natalizie. Dobbiamo continuare a impegnarci a mantenerci vigili per contrastare il contagio e dobbiamo predisporci ad aderire coralmente alla campagna di vaccinazione. Sarà una mobilitazione che coinvolgerà tante piazze italiane e che sarà identificata con il simbolo della primula. Il fiore, prima a sbocciare dopo il lungo inverno, accompagnerà simbolicamente tutte le fasi della campagna verso un ideale, graduale risveglio della nostra vita sociale. Questa volta, conclude, la sua rinascita sarà anche la nostra. Le immagini degli assembramenti formati nelle grandi città italiane durante la giornata di ieri hanno creato più di qualche preoccupazione tra i membri del governo, rendendo necessaria la convocazione di una riunione d'emergenza al termine della quale è stata prevista la forte possibilità di una nuova stretta, ovvero porre tutta l'Italia persino in zona rossa o arancione nel periodo delle festività natalizie. Dovrebbe essere consentita però una deroga per i piccoli comuni, con la possibilità per chi abiti in paesi sotto i 5.000 abitanti di spostarsi nel raggio di 30 km. Il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha firmato un'ordinanza con la quale, a partire da oggi fino al 19 dicembre, viene prorogata la zona rossa per il campo Rom di Napoli, circonvallazione esterna, per il contenimento dal contagio Covid. In un provvedimento firmato nei giorni scorsi, la zona rossa scadeva alla mezzanotte. Ai cittadini aventi residenza a domicilio dimora presso il menzionato campo Rom è fatto obbligo di isolamento domiciliare con divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni, fatte salve esigenze sanitarie o connesse all'acquisizione di generi di prima necessità. Nel campo potranno accedere gli operatori sanitari e sociosanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'attività di assistenza, limitatamente alle presenze che risultino necessarie allo svolgimento di dette attività e a quelle di pulizia e sanificazione, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il Comune di Napoli, d'intesa con l'unità di crisi regionale e con il supporto della Protezione Civile e del volontariato, assicura ogni forma di assistenza ai cittadini del campo, fanno sapere dalla Regione, anche attraverso la somministrazione di generi alimentari di prima necessità per tutta la durata di efficacia del provvedimento. Il campo, infine, continuerà a essere presidiato sempre dalle forze dell'ordine. Se ci sono errori nei dati contabilizzati dall'ASL sui contagi, è giusto che se ne parli con le autorità competenti, non certo con una qualsiasi associazione o con la stampa. Occorre una procedura ufficiale. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, parla all'azienda sanitaria locale dopo il giallo sui numeri, che da un paio di giorni vengono diffusi solo parzialmente, senza riportare la somma totale dei tamponi eseguiti, positivi, guariti e deceduti. È necessario che l'ASL chiarisca con la Protezione Civile Nazionale, Regionale e con il Ministero della Salute questa situazione. Non posso accettare quanto visto ieri perché sembra quasi che i dati farlocchi portino me a decidere in modo stravagante. Il direttore generale decida con chi compararsi e restituisca la verità dei fatti. Esiste il dovere di confrontarsi con le autorità competenti a partire dal sindaco della città. Il confronto avvenuto con altre associazioni del direttore generale dell'ASL è un gesto istituzionalmente scorretto. Quel che si è visto negli ultimi giorni è drammatico per quanto può provocare. Serve o l'autodisciplina da parte delle persone o persino misure più drastiche. Il quotidiano Il Sole 24 Ore ha realizzato un report per valutare la qualità della vita nell'anno 2020, profondamente caratterizzato dal periodo pandemico. Sono stati utilizzati come riferimento i soliti 25 parametri,
come il PIL pro capite, le ore di cassa integrazione autorizzate, il reddito di cittadinanza, i decessi e le nascite. In cima alla classifica si piazza la città di Bologna, mentre Caserta al 94esimo posto su 107. Particolarmente bassa per la città della Reggia il trend di ricchezza e consumi, ambiente e servizi, nonché affare e lavoro. La crisi penalizza anche le aree metropolitane più turistiche, come Venezia, 33esima in calo di 24 posizioni, Roma, 32esima in calo di 14, Firenze, 27esima, meno 12 posizioni, e persino Napoli, che perde ben 11 posizioni, piazzandosi 92esima. E dalla mancanza di turisti risentono anche le località di mare, peggiorano le province di Puglia e Sardegna, Salerno, Siracusa e Ragusa. In controtendenza invece soltanto la Liguria, tutto in miglioramento, dove addirittura Genova, 19esima, celebra con una buona performance la riapertura del viadotto, dopo il crollo del ponte Morandi, recuperando ben 26 posizioni. Sono appena 125 nuovi casi di positività ufficializzati oggi dall'AS di Caserta poco fa. A fronte di 1.680 tamponi processati nelle ultime 24 ore, è risultato positivo al Covid solo il 7,4%. Si tratta del dato più basso negli ultimi due mesi, l'ultima volta che andò meglio era il 13 ottobre. Numeri che confermano il trend in discesa in tutta la provincia. Si aggiorna purtroppo la tabella dei decessi, che giungono a quota 332 da inizio pandemia. Sono due le nuove vittime del Covid, residenti a Bellona e Francolise. I guariti raggiungono invece quota 24.559 grazie ai 266 pazienti che sono stati dichiarati oggi clinicamente guariti dopo essere stati sottoposti al tampone di riscontro, coi pazienti attualmente monitorati che scendono a quota 8.081, in calo di 143 unità rispetto al giorno precedente. Passiamo come di consueto anche alla pagina sportiva. Il Napoli di Gattuso vince in rimonta contro la Samp e si conferma terzo in classifica insieme alla Juve, a meno 4 dal Milan, fermato a San Siro dal Parma. A decidere la gara le due reti nella ripresa di Lozano e Petagna, dopo che il vantaggio iniziale era di Jankto. A parlare l'attaccante azzurro Andrea Petagna. È stata una vittoria molto importante anche per come è giunta, sono davvero contento per aver segnato e dedico la mia felicità ai miei genitori. E grazie a loro che ho proseguito a giocare a calcio, avevo deciso di mollare, invece per merito loro sono riuscito a rialzarmi e fare oggi il calciatore. Dopo il gol ho abbracciato mister Gattuso perché mi aveva detto che avrei segnato. Gattuso vuole che entriamo a 2000 all'ora in campo, ti dà una grandissima carica. Questo per me è una grande spinta a migliorarmi sempre, so che devo continuare a lavorare tanto, conclude, per poter rendere sempre al massimo. Sconfitta in terra siciliana invece in Lega Pro in Serie C per la Casertana, battuta 2-0 dal Palermo. Per i falchetti partita condizionata dalle pesanti assenze dovute al Covid, che ha contagiato 7 calciatori. Al termine della gara l'analisi del tecnico della Casertana Guidi e dell'attaccante Gigi Castaldo, ascoltiamoli. Sì, chiaramente abbiamo avuto dei giorni difficili, questo lo sapevamo, però purtroppo questa stagione è condizionata da questo maledetto virus che a questo giro ci ha colpito in maniera tremenda, perché insomma 7 ragazzi poi all'ultimo secondo non è stato facile, non è stato facile assorbire il colpo. Però detto questo, è stata una trasferta complicata, però ecco, la squadra sul campo ha speso, ha voluto provarci fino alla fine. Abbiamo fatto delle cose buone, delle cose negative, abbiamo subito due gol secondo me evitabili, però la squadra in campo ha messo il massimo di quello che poteva mettere, e quindi c'è da continuare a lavorare, andare avanti, resettare, sperando di recuperare quanti più calciatori possibili, perché siamo contatissimi. E quindi vediamo, aspettiamo nei prossimi giorni, cerchiamo di resettare, tornare in fretta, cercare di recuperare e giocare le prossime partite. Sì, la squadra ha provato a giocare, chiaramente con tutte le difficoltà del caso, specialmente dopo il gol subito del primo tempo. Avevamo preso campo, avevamo messo nella propria metà campo il Palermo, avevamo anche costruito delle situazioni pericolose su falli laterali, a muovere la palla velocemente, insomma
con Polito due o tre volte avevamo sfondato con grande facilità sulla loro sinistra, siamo mancati poi nell'ultima rifinitura. Sono quello più esperto, ho cercato di dare un contributo anche nel dare tranquillità, nel parlare. Posso solo fare i complimenti, non per il risultato, però per la prestazione, perché comunque, ripeto, giocare con tanti uomini assenti è dura, anche per il mister che ogni giorno ha uomini contatti. Ogni partita. Infatti bisogna stringere i denti perché mercoledì ce n'è un'altra e abbiamo tantissima assenza, anche oggi con l'espulsione di Bruschiazzo, quindi sarà ancora dura, però purtroppo il momento è questo e dobbiamo farci trovare pronti anche se siamo qui. Ma la mentalità ormai l'abbiamo acquisita, facciamo quello che vuole il mister, si prova sempre a giocare e sappiamo che se si gioca a calcio è più facile fare il risultato, però ripeto, il mister è veramente duro, anche domani negli allenamenti saremo contati e c'è sempre da inventare qualcosa, però stringiamo i denti e cerchiamo di fare risultati in queste tre partite che poi chiuderanno la stagione. Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha voluto complimentarsi sui social con la Casertana Box per un trionfo ottenuto. I miei complimenti alla Casertana Box, dichiara il maestro Francesco Pagliaro, che conferma i suoi due campioni d'Italia, Paolo Caruso negli 80 kg e Francesco Caponigro nella categoria più 80 kg ai campionati italiani junior di Roma. Un altro grande risultato per la società casertana che porta ancora una volta i propri atleti ai vertici nazionali. Una vera e propria fucina di talenti che incarna perfettamente i valori fondanti dello sport come il rispetto, la determinazione e soprattutto il sacrificio. Grazie quindi per aver dato lustro ancora una volta alla città di Caserta. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi e vi do appuntamento come di consueto alle ore 21 con la prossima edizione del Prima TG. Buon pomeriggio! Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.